Gianni, mentre cercavo notizie su di te per prepararmi oggi a questo incontro, ho notato che tu negli ultimi 10 anni, negli ultimi 5 da vice sindaco e gli altri 5 precedenti da assessore, hai ricoperto un po' tutti i tipi di assessorato a Casale, di fatto hai una competenza a 360 gradi. Di questi 10 anni di politica casalese, qual è la realizzazione che ti rende più orgoglioso? Beh, sono stati 10 anni belli, perché comunque vissuti sempre in mezzo alla gente, quindi in ogni settore ho cercato sempre insomma, di ascoltare quali erano le esigenze della città riferita al settore. E ne abbiamo fatte parecchie di cose in questi 10 anni, sono indeciso fra 3 o 4, ma ti dico che poi alla photo finish ha vinto la realizzazione del polo a San Bernardino, perché io penso che noi abbiamo preso in mano quello che ha realizzato. Una zona dove c'era un palazzetto attorniato dal nulla, quasi staccato dalla città. E invece abbiamo sviluppato, abbiamo concluso, perché poi bisogna anche essere bravi a progettare, ma a realizzare le opere, a parte il palazzetto, voglio dire, allargato, la stessa struttura, abbiamo costruito vicino un centro sportivo, la piscina, la palestra, un centro commerciale, che voglio dire, ha creato anche lì commercio, posti di lavoro, quindi la realizzazione di tutta quell'area lì che prima era un palazzetto con il nulla intorno staccato dalla città, calcola che tra lì e la città con il suo grande palazzino non c'era niente, no? E quindi invece adesso gli abbiamo creato intorno quello che è un pezzo di città molto importante dal punto di vista sportivo, dal punto di vista commerciale, e il progetto sta andando avanti e credo che nel giro di un anno si finirà la costruzione di un albergo e di altri poli commerciali, quindi l'aver creato questa fetta nuova della città. Ecco, invece, se sarai eletto sindaco, qual è l'obiettivo più ambizioso che ti pone? Anche lì ho deciso fra 2 o 3, ma il lavoro. Io credo che mai come in questo momento, i primi famosi 100 giorni devono essere dedicati al lavoro. Al lavoro inteso non come il titolo, il parolone che tutti usano, perché poi in campagna elettorale tutti scoprono tutto, ma il lavoro inteso come gli stati generali dell'economia casalese del Monferrato, in cui gli amministratori innanzitutto, il comune aiutato dalla provincia, ma poi comunque le associazioni di categoria, le associazioni sindacali e l'economia locale, intesa come locale e oltre, dovranno tutti insieme mettersi in rete per far sì che comunque il problema del lavoro, dello sviluppo dell'economia, tenere qua i nostri grossi industriali, portarne qua altri, far sì che Casale continui a essere uno dei poli del Piemonte, deve continuare adesso, dobbiamo decidere subito nei primi 100 giorni, perché secondo me, siccome tutti gli esperti, che non siamo noi di economia mondiale, dicono che sembra che l'onda negativa stia grande, arriva poi l'onda, quella positiva, noi dobbiamo essere, cavalcare come nel surf, l'onda positiva essere i primi per rilanciare il nostro produttore. Senti, c'è tutti e quattro, tutte le volte che a Milano, le persone che sono di Casale Monferrato, la prima cosa che mi dicono è amianto, eccetera. Magari lo affrontiamo un attimo poi con più. Sicuramente la questione dell'inquinamento, della contaminazione ambientale, delle malattie che dipendono da un uso sconsiderato di sistemi di lavorazione, eccetera, ci ha toccato tutti a Casale molto fortemente. Davide, tu sei stato assessore all'ambiente. Al di là del caso Eternit, cosa si deve fare ancora a Casale, cosa si può fare, cosa è importante fare? Quando eravamo ragazzi, Monica, tu ti ricordi, perché più o meno siamo della stessa età, all'Eternit lavoravano 2000 persone. Era, diciamo, il punto a cui ruotava tutta l'economia di questo territorio, no? Perché erano lavoratori che avevano anche una forte pace sindacale. Dentro l'Eternit c'era una forte pace sindacale perché l'azienda consentiva loro i ritmi anche della campagna, questi concedevano a tempi di lavoro che consentissero nelle stagioni agricole di lavorare anche, e nessuno osava naturalmente mettere in discussione il tipo di lavorazione. Oggi noi abbiamo a capo, diciamo, di tutto il movimento contro l'amianto,
per il risarcimento danni, un sindacalista come Bruno Pesce che sta facendo un lavoro incredibile, bisogna rendergli merito ogni giorno. Però ancora negli anni, i primi anni 80, quando il comune acquistò uno dei grandi manufatti nel 1984, attraverso il quale noi come comune pagammo le liquidazioni degli operai che cominciavano ad essere messi fuori dall'azienda, ancora nei primi anni 80 il sindacato, come dire, aveva come priorità non la salute ma la tutela del posto di lavoro, era lungi dall'avvertire. E quindi noi abbiamo avuto una forte industrializzazione che ha creato molto lavoro e l'attenzione per la salute e per la prevenzione era bassissima. Oggi noi ne paghiamo le conseguenze perché abbiamo da una parte il dramma dell'esposizione all'amianto che ci riguarda tutti, ma abbiamo anche ferite molto profonde che deturpano pesantemente il nostro paesaggio e, se vogliamo darci una vocazione post-industriale, il risanamento ambientale deve essere complessivo. Ha detto Gianni che i primi 100 giorni dovremmo occuparci di lavoro, aggiungo che dovremmo anche fare una revisione radicale del nostro piano regolatore per consentire la dismissione o la riconversione di molti manufatti industriali, Oltreponte, a Ronzone, bisognerà abbattere vecchi manufatti industriali, favorire con onere di urbanizzazione privilegiati l'arrivo di nuove aziende, la possibilità che molti casalesi investano. Negli ultimi mesi di amministrazione abbiamo avuto casi, come penso all'ex Bolzano, in cui abbiamo rischiato di perdere occasioni d'oro. Non lo dobbiamo fare, però ecco, dobbiamo creare nuova occupazione che abbia la tutela dell'ambiente e della salute come stella polare. E non a caso il capolista del PD è stato indicato proprio in un medico, nel dottor Bargero, perché volevamo anche simbolicamente che fosse trasparente il nostro impegno sulla sanità, sulla salute, insomma. Molti anni fa ero un giovane medico, sempre all'ospedale Santo Spirito, dal 1973. Ecco, tu sei un po' il mio dottore di riferimento, no? Quello dei telefilm, non si spende, certo non il dottorato, forse il dottor Rosso. Comunque, hai a che fare con la malattia, sì, io sono debole. Comunque, hai a che fare con i malati da una vita intera e la malattia è sofferenza, il costo sociale e anche una famiglia del malato che viene coinvolta, non soltanto i malati. Quindi cosa pensi di fare se una volta eletto per i malati di casale, per la sanità di casale, ma anche per le famiglie dei malati? Molti anni fa ero un giovane medico e con emozione mi ricordo quando ricogliere i primi dentini, con rapporti non idilliaci, però dopo eri contento perché ti divertivi a mangiare la pasta asciutta da due giorni che aspettavo. Ovviamente sono anche emozionato del fatto che Monica Trinta, che è una delle più brave giornaliste che il giornalismo italiano conosce, sia qui con noi. Noi ci vogliamo molto bene, non so se si nota. La sua presenza, questo è importante, questo suo ritorno a casale, che non ha dimenticato la città, ma ci aiuta anche ad esprimere qualcosa di nostro per condividerlo con chi è presente in questo momento. Io volevo anche rispondere a una parte della domanda che mi ha rubato lei prima, su chi per primo ha deciso, ha risposto giusto. Però io penso che mi sono posto i problemi tante volte, questo di fare politica, proprio per la domanda successiva che mi hai fatto. Cioè, cosa vuol dire fare politica e se fare politico o no? Me lo sono posto quando ho scelto se fare il medico o l'insegnante, mi dicevo anche fare l'insegnante. Ed è stata abbastanza critica la scelta, poi ho scelto di fare il medico. La passione di fare lettere o filosofia mi è sempre rimasta.